come appunto la statua esisteva ed era ripetibile nel tempo e rimaneva nel tempo, era sufficiente anche a trasmettere alle generazioni future l'informazione necessaria. Sì. Francesco, posso, ti Sì. faccio prendere un po' di fiato, no? C'era stata una storia a Roma, no? Sei pronto? C'era stata una storia a Roma in cui le donne volevano dedicare un tempio alla Fortuna Muliebre. Era un tempio che veniva fatto in luglio, una festa veniva fatta in luglio. Ci sembra, dice questo qua, pure ci sembra di doverne qui parlare in continuazione di quanto abbiamo già detto del culto della Fortuna, la Fortuna Muliebre. Dai calendari non ne viene fatta parola, ma da Livio e Plutarco ci sono state conservate notizie particolareggiate sul luogo, sul tempio della consacrazione e sulle dimensioni, sulle discussioni fra le matrone e il Senato. E qui abbiamo una prima figura dove le donne sposate di Roma si contendono il diritto a un culto sacro contro il Senato. Nell'anno 267 di Roma le donne chiesero al Senato di edificare a loro spese un tempio alla Fortuna sotto il nome di Muliebre, nel luogo ove esse, condotte da Vetturia e da Cornelia, madre e moglie del ribelle Coriolano, l'avevano persuaso a non portare guerra alla patria. Il Senato, avendo prima promesso di concedere ciò che le matrone avrebbero domandato, e pur non volendo ammettere che per opera loro si iniziasse una nuova specie di culto, ne encomiò la generosità, ma ne eluse distanza col decretare che l'area del nuovo tempio fosse comperata con pubblico denaro e che fabbricatolo, secondo il voto dei pontefici, vi si celebrasse il sacrificio pure a pubbliche spese, dandovi principio una matrona da scegliersi. Questa fu Valeria, la stessa che aveva avuto la prima idea della missione a Coriolano, e fu difatti ammessa a celebrare la prima volta il sacrificio alle calende di dicembre, anniversario del fatto, e nell'area destinata al tempio, ma prima che questo fosse edificato. Le donne allora, senza chiedere altri permessi, fecero con le contribuzioni loro una statua della dea. Ed avendola collocata nel tempio, poi costruito insieme con quella del Senato, avvenne che il giorno della dedicazione alle nonne, giorno 7 di luglio, quel simulacro parlò e disse: «Voi mi avete dato, o matrone, ai riti santi di Roma». Dopo un così grande prodigio, la cosa cambiò aspetto e le matrone ebbero causa vinta in questa loro gara col Senato, ma l'ebbero in apparenza soltanto, poiché i pontefici, cui spettava prescrivere il più solenne culto che doveva presentarsi alla dea, dopo il miracolo stabilirono che mai né le vedove offrissero né le bigame sovrapponessero corone a quel simulacro, ma che le sole spose novelle ne avessero il servizio e l'onore. La cosa più interessante di tutto questo passo non è solo lo scontro fra le donne e il Senato che riescono ad ottenere un culto diverso da quello che c'è a Roma, cioè una forma diversa con cui relazionarsi con Fortuna, ma la cosa più straordinaria è che il fatto che la statua parli non porta il popolo romano a mettersi in ginocchio davanti alla statua, ma viene considerato un prodigio da Sant'Agostino. Cioè, Sant'Agostino è talmente invischiato nelle proprie beghe di cristiano che si mette in ginocchio davanti a qualsiasi statua, a qualsiasi porcheria incontra per strada, che lui è convinto che quella statua abbia parlato. In realtà ha parlato la volontà delle donne, e questo è un altro discorso, è la volontà degli esseri umani. Però Sant'Agostino non poteva ammettere questo. Sì, ecco, un'altra cosa, ad esempio, che può essere usata, ad esempio. I pagani, ad esempio, rispetto alle statue, per esempio, che parlavano o che avevano appunto delle espressioni, esisteva la teurgia, cioè nel senso che era una tecnica. Ciao Mario, niente, a proposito della trasmissione vostra, a parte che condivido molte cose di quello che dici, però rimane il fatto che anche le divinità pagane, per il popolo, sono sempre state anche quelle dei manigli di appiglio, perché vabbè, noi si inginocchiava cose, però uno che doveva fare una cosa, doveva fare un viaggio, che chiedeva aiuto a divinità, quando che uno che aveva da fare i raccolti, che chiedeva aiuto a Cerere. Anche nel paganesimo, che sta degli dei, vedi Moloch, vedi il dio sole dell'Incas, vedi Montezuma degli Aztechi, e qui che fa addirittura sacrifici umani, per cui non le cambia niente dal paganesimo al cattolicesimo al cristianesimo, non le cambia niente. Ed è sempre qualcosa per tenere schiava mentalmente la gente. Perché anche nel paganesimo, che c'era l'idea, a cui si faceva i sacrifici, a cui si domandava aiuto e via discorrendo. Non le cambia niente, le cambia solo le forme e i contenuti degli stessi, perché la religione cattolica non ha fatto altro che prendere le divinità,
classiche greche e tramutarli in santi, perché loro per ogni cosa che aveva un dio, i cattolici per ogni cosa che un santo, non si cambia assolutamente niente, secondo il mio punto di vedere. Va bene, questo è il mio pensiero dopo. Beh, ascolto. Pronto? Ascolto, ascolto. Questo appunto è il mio modo di vedere, cioè non si cambia niente dei contenuti, si cambia solo le forme e basta. Vabbè, questa è la tua opinione, per noi va bene, insomma. Ok, ciao. Ok, ciao. L'amico Mario ci ha espresso un'opinione che è abbastanza precisa. E in realtà non è che l'opinione in sé sia sbagliata. L'opinione in sé sbaglia quando egli pensa che tutte le cose siano uguali e che la propaganda cattolica, la propaganda cristiana sulle immagini del paganesimo sia vera. Cioè, noi abbiamo la lettura delle immagini del paganesimo letta dal cristianesimo, mentre invece il fatto di sacrificare a un dio prima di fare un viaggio non serviva per chiedere l'aiuto del dio durante il viaggio, ma per farsi il dio per affrontare il viaggio, cioè per raccogliere le proprie forze per affrontare il viaggio. È chiaro che poi c'è una degenerazione di tutto questo, c'è la sottomissione che arriva con l'impero. Tutto quello che noi abbiamo di notizie lette dal cristianesimo sono notizie dell'impero romano, non della religione romana. Sì, no, difatti, bisogna stare molto attenzione, nel senso che noi non stiamo ripetendo il paganesimo del passato, anche perché il paganesimo del passato non è una cosa uniforme come nel cristianesimo, nel monoteismo, che esiste un testo sacro o esiste una direttiva ben precisa. Quando i pagani facevano dei sacrifici, non facevano i sacrifici perché questa divinità li aiutasse e poi sparisse. Loro sapevano che questa divinità era sempre presente. Certe volte i sacrifici o i rituali servivano più altro per rafforzare le persone, cioè nel senso di aumentare una maggior fiducia. Ed è migliore che una persona abbia fiducia perché sa che ha invocato o ha esaudito o ha voluto quel Dio, piuttosto che vada a sottomettersi a pensare a qualcosa di diverso. Certe volte, certe pratiche, diciamo così, di paganesimo, di stregoneria, sono delle pratiche che servono a rafforzare la volontà delle persone, che servono appunto a rafforzare e a permettere alle persone di essere più forti, perché ne hanno il bisogno. Le divinità non hanno mai richiesto una sottomissione o non hanno mai richiesto una cosa fondamentale, che è la rinuncia a se stessi, cioè nel senso che un pagano poteva benissimo dire: se questa divinità non mi ha portato aiuto, non mi ha portato sostegno, benissimo, io posso scegliere una nuova divinità. Quello che voglio far capire, e forse conviene usare dei termini della psicologia tipo politeistica di James Silman, dice: fa anche adesso noi siamo soggetti alle divinità, cioè il fatto stesso che esiste ad esempio la bellezza, o che esistono certe cose, o esiste la violenza, o esistono altre forme, o qualsiasi manifestazione, è una forma di divinità. Cioè, quante volte ad esempio noi possiamo essere presi ad esempio dalla passione, dall'amore, possiamo essere presi ad esempio dall'ira. Per gli antichi pagani, per i pagani adesso, queste sono delle divinità che si manifestano. Cioè, noi ad esempio il nostro modo di essere non è mai uniforme, cioè nel senso che noi possiamo avere un comportamento calmo, possiamo avere un comportamento agitato, possiamo avere un comportamento felice, un comportamento triste. Per i pagani questo era l'influsso di una divinità. Allora, cosa serviva? Siccome certe volte queste passioni sono più forti del nostro essere razionale, serviva di entrare in contatto. Allora, il fatto di sapere che noi potevamo controllare tramite certi riti questa divinità significava rafforzare nelle persone la possibilità di controllare il proprio stato d'animo. Di conseguenza era una possibilità per controllare e dominare la violenza, era una possibilità per controllare ad esempio l'eccessiva passione, cioè nel senso che erano tutte delle possibilità che venivano date perché comportamenti anche estremi che esistevano nell'uomo potessero essere inseriti in maniera organica all'interno di una comunità. Cioè, cosa fa ad esempio il cristianesimo con la sessualità? La va a comprimere, la va a rendere nociva, la va a rendere pericolosa. Gli antichi pagani sapevano che la sessualità non poteva essere cancellata, poteva essere dominata, perché esisteva in quanto appartiene alla vita, e di conseguenza la consideravano una cosa naturale, e dove c'era necessario una simbiosi con la natura esistevano ad esempio le orge. Anche quanto riguarda il discorso dei cosiddetti sacrifici umani, cominciamo, già abbiamo detto parecchie volte, un conto è il paganesimo come religione e un conto sono le esigenze di un comando sociale che ha bisogno di reprimere, che ha bisogno di controllare le persone. Le persone si controllano in tanti modi, ma il modo fondamentale per controllare le persone è il terrore e la paura. Innanzitutto dei sacrifici umani bisogna dividere fra quando si ammazzavano i nemici in guerra, che era un modo per ammazzarli, e il sacrificio umano in quanto sacrificio. Nel paganesimo il sacrificio umano non è mai avvenuto.
Era anticamente, c'è un'evoluzione in cui le cose stanno uscendo, ma normalmente è il nemico che viene ammazzato. Però nel paganesimo non esiste la regola di uccidere il nemico. Gli assiri operano il terrore, però non operano il terrore perché sono pagani, operano il terrore per dominare, dopo sono anche pagani. Mentre invece nel cristianesimo il terrore, l'omicidio, la strage è decretata dal Dio, è il Dio che decreta di uccidere, di fare l'olocausto, di distruggere Sodoma e Gomorra, di annegare tutto il mondo col diluvio universale. Cioè l'omicidio, la distruzione avviene ad opera del Dio. Mentre invece nel paganesimo non esiste nessuna divinità che chiede l'annientamento degli individui. La relazione fra l'individuo e la divinità è un rapporto fra l'individuo e la divinità. Non c'è il sacrificio umano. C'è il sacrificio umano perché un comando sociale vuole controllare gli esseri umani e allora nasconde questo suo controllo dietro una divinità. Non è la divinità che chiede, mentre invece nel cristianesimo è la divinità che sconvolge il mondo, è la divinità che chiede sottomissione agli esseri umani in ginocchio, è la divinità che vuole impedire agli esseri umani di cogliere dall'albero della vita eterna. Sono due modi di essere diversi. Chiaramente ogni comando sociale ha la necessità di dominare gli esseri umani, e dominare gli esseri umani avviene attraverso il terrore. Però questo nel paganesimo non è fare religione. Sì, no, anche sul discorso dei sacrifici, dal punto di vista storico, i sacrifici ad esempio sono documentati, mi sembra, due... Ciao, sono Anna. Ciao Anna, buon sentirti. Come stai? Io bene. Vabbè, allora. E voi? Noi benissimo, come senti? Si sente. Si sente? Sì. Sì? Sì, ormai siamo gasati, no? Dobbiamo fare una conferenza a Vicenza, siamo tutti fuori di testa. Quando è che la dovete fare? Il 28 giugno, sabato, alle ore 17. Presso? Presso... l'Associazione Ponte degli Angeli. L'Associazione Ponte degli Angeli. Sì. Okay. Piazza 20 settembre, ci hanno concesso gentilmente la sala. Però... e vogliono, ci lasciano carta bianca, naturalmente l'entrata è libera e se qualcuno viene per discutere viene per discutere, se qualcuno viene per litigare, se qualcuno viene per dissentire dissente. Insomma le porte sono aperte. Sì, 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 guarda. Ho capito. Intanto. Però abbiamo bisogno di qualche martire, sai. Sì. E allora mi hanno mandato avanti. Ah, ok. No, stavo pensando. Dimmi. Stavo riflettendo sulle vostre parole, perché mi sembra questo fischio. Aspetta. È più basso di così, vai. E stavo pensando alla fine del mondo, al giudizio universale, al famoso allagamento universale, ma come si chiama? Diluvio universale. Cioè, gli anziani che io conosco mi dicono sempre, vedrai che quando arriva il castigo di Dio, quando verrà la fine del mondo, oppure alla cosa a cui non ci faccio più caso, al mille non più mille, che mi terrorizzava da bambina. Per me la fine del mondo è ogni giorno, perché di disgrazie, cioè il nostro mondo è schifoso. Beh, insomma, neanche tanto, dai. No. Pensa se fossi nato in Uganda. Io parlo di quelle zone. Ah sì. Cioè, io, togliendo l'Italia, l'Europa, cioè i paesi dove ancora dove non ci ammazziamo per la strada, come stanno facendo lì. Cioè quando vedo quei reportage di questi bambini, di questa sofferenza, di questo abbandono totale, cioè Dio mi fa proprio ridere. Sì, ma infatti. Cioè, perché io. Parliamo così come si parla da prete a fedele. Io glielo ho detto al prete, come faccio a credere in questo Dio che si è dimenticato del suo mondo o dei suoi figli, se fosse una realtà questo Dio? Perché la fine del mondo la manda ogni giorno. Io sto benissimo, mangio, bevo, ho il medico, ho la casa, ho tutto, sto bene. Però l'altra parte del mondo, cioè io ho guardato un giornale anche oggi, c'era sto bambino di 3-4 anni del Ruanda appunto, che camminava ed aveva il corpo mangiato da chissà quale malattia, perché era in stato di abbandono pietoso, insomma. Cioè io trovo ingiusto questo, anche perché mi trovo impotente, cioè non so cosa posso fare per loro, non posso fare niente. Non devi. Però se avessi, io te lo dico molto francamente,
Se io potessi uccidere con le mie mani, sì, la gente che provoca queste cose, non ci penserei. Ma tu lo puoi fare benissimo. Cioè, tu puoi costruire te stessa. Se tu riesci a costruire la tua libertà, se tu riesci a impedire alle religioni rivelate di importi il loro Dio, tu già li stai aiutando. Chiaramente non aiuti quel bambino, però poni le basi per aiutare tre discendenze dopo. Per fortuna. Perché questa religione, questo cattolicesimo, questa religione di merda, perché sanno solo chiederti l'otto per mille, sì, o altre cazzate. A proposito, ci hai ricordato che dobbiamo dire, mi raccomando, non versate l'otto per mille alla Chiesa Cattolica, non costruite miseria, per piacere. Cioè, chissà chi si sveglia che sia vero, però. Speriamo. Perché tutti davanti dicono no, 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 io non lo faccio, dopo dietro. Cioè, hanno mandato le ingiunzioni ai cosi, ai commercialisti, alle associazioni, perché facciano firmare per l'otto per mille per la Chiesa Cattolica. Esistono delle vere e proprie pressioni, bravi. Sì, ma infatti, e sono incostituzionali quelle pressioni, cioè sono degli attentati alla Costituzione, purtroppo. No. Vengono ritenute le cose così piccoli da non metterci forza. Se l'otto per mille, voglio leggere una cosa interessante. Vai Anna, vai, che ti interrompiamo sempre noi. No, stavo pensando che la religione cattolica che ha tenuto in pugno tutto questo mondo in tutto questo tempo, praticamente però si sta fregando da sola, perché i giovani intanto per fortuna non sono così rincoglioniti da cascarci come ci siamo cascati noi. Però hanno il vuoto, sai. Hanno il vuoto, ma sta attento, meglio il vuoto che la religione cattolica, se permetti. Ma sì, in effetti posso essere d'accordo con te. Cioè, a sto punto... Posso essere d'accordo con te, sì. Cioè, arrivati a a questo livello, meglio il vuoto, meglio il nulla, che dar da mangiare a questa belva. Sì, 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 è vero. Santo è vero, Dio. È vero. A un certo punto, io, di fronte ad una... Cioè, mi sono trovata di fronte ad una scelta, la comunione, la cresima, perché se no, sai, il bambino nella nostra comunità non è accettato. Sì, è vero. Io non ho scelto niente. È successo in questi giorni. Sì. Ha scelto mio figlio da solo, senza sentirmi parlare, perché non gli ho mai inculcato niente. Cioè, lui in chiesa non ci è più andato perché gli è successa una determinata cosa e ha scelto e ha capito. Per fortuna. Lui ha avuto il problema con mia figlia, no? Che non è battezzato. E quando le suore sono accorto che non, cioè, purtroppo nella scuola statale c'erano delle suore, è stata letteralmente aggredita, era effettivamente una roba, la furia della conversione diventava una roba, finché non abbiamo detto o la tenete distante o questa la rompiamo, perché non è possibile che rovinassero la ragazza, c'è una bambina di 3 anni, 4 anni aggredita da adulti, ma ci rendi conto? Pazzesco. Cioè, abbiamo detto o la tenete distante o va rotta, perché la rompevo, insomma, non c'erano problemi. Mm-hmm. E naturalmente sono intervenuti a distanza. Insomma. Sì, sì, sì. Perché ecco, è dura. Le suore, ecco, è un'altra categoria di questo mondo che io le condannerei all'olocausto, ad esempio. Beh, io non posso condannare nessuno all'olocausto, però io sì, ho guarda, parecchi problemi. Scusami se ti parlo sopra. Mm? Io che ho toccato con mano quel tipo di realtà, non mi sono fatta suora, ma le ho frequentate per lavoro. Cioè, tu mi permetti un'espressione? Sì, sì, tutto ti permette. Con il pensiero come le guardavo, gli dicevo puttana. Sì, sì, ma... Era la parola più buona che pensavo, perché erano represse, immature, cattive, sì, sì, sessualmente infelici. Sì, ma... Non saprei più cosa dire, cioè veramente, ma non posso fare di tutto un erbo un fascio, ma su 70 suore ne salvavo due. Devi pensare che un sì, numero sì, erano... Tu pensi alla nostra conferenza che abbiamo fatto a Marghera, c'è una suora la quale a un certo punto noi abbiamo fatto parlare tutti, non sapendo più cosa dire, diceva che lei essere suora era felice, dunque la religione era buona. Ora deficiente. Cioè, era arrivata a quel punto, dopo è scappata via quando c'è un prete operaio che praticamente si è schierato con noi, no? Uh-huh. È scappata via letteralmente, insomma. Vedi, ecco, le suore, cioè per me chi si fa suora... È proprio una vigliacca che ha paura del mondo, che non vuole affrontare le proprie responsabilità da sola. Sai, sì, vai.
Mi sono trovata la settimana scorsa di fronte a una particolare situazione. Mi hanno chiamato per una donna che è morta in bagno, in una casa privata, parente. Niente, sono andata lì, l'ho toccata, l'ho vista, ho detto ma questa è morta da un pezzo, chiamiamo subito il medico, non tocchiamola. È arrivata questa sua parente suora, questa qua, pianti, urla, gli ho dovuto dare 35 gocce, sì. L'ho ben imbottita per calmarla. Ho detto ma madre, adesso se col Signor Cristo Santo stia calma, ecco Dio. Insomma che ho godito tutta sua manfrina. E questa qua mi guardava come dirmi, ma cosa mi togli in giro? Esatto, perché vede la sua disperazione, no? La disperazione della sua esistenza. Scusa, ti ha talmente scoperto, a quel punto era mica dovevo dirgli, no, guarda, che ti mi hai tolto in giro fin da adesso. Sì. Solo che in quell'occasione non stai là a far... Però ha proprio tirato fuori il suo lato vero della sua persona. È la sua disperazione. La sua disperazione umana. Sì, esatto. Adesso basta, vado a finire di lavare i piatti. Grazie, io l'ho già lavati oggi. Bravo. Ciao, ciao Anna. Vi ascolto. Ciao, grazie, ciao. Intanto adesso Francesco vi parlerà dell'8 per 1000. Allora, visto che abbiamo sollevato con l'Anna il discorso dell'8 per 1000, io voglio ricordare, visto che le dichiarazioni redditi vanno firmate appunto fra poco, entro appunto il 20 si possono ancora fare i versamenti, mi raccomando per il corso del 740 di non dare l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Comunque a riguardo dell'8 per 1000 o dei contributi statali... Buongiorno padre Giuliano. Dica. Scusi un attimo, abbasso la radio. Sì, prego. Scusami Claudio, ma te ce l'hai tanto con la Chiesa, Sennò potresti dire che domenica... Da che abiti non poco lontano da noi, dal convento di Sant'Antonio, che lo conosci bene, sei venuto a messa. No, è vero? Eh? Ma stai cazzando, non sei fuori di testa. Guarda, che io ti ho visto benissimo, ti ho fatto fare la comunione, ti ho visto da ragazzino che giocavi, perché hai preso... Guarda che io non sono nativo di Marghera, stai dicendo solo cazzate. No, Claudio, stai un po' divagando i discorsi. ammettilo che questa domenica eri a me. Io ho discuto anche col prete, per carità, ma non per essere preso in giro da un deficiente, perché questo è solo un povero deficiente. Esatto, quel però è un povero stupido, di conseguenza. Se vuole fare le azioni comiche le può fare d'altrove. Voglio telefoni a Radio Maria a fare una battuta comica del genere, se lo lasciano passare non abbiamo problemi, insomma, perché questi comportamenti così stupidi di attribuire agli altri delle debolezze, che poi sono debolezze delle persone che chiamano, sono intollerabili, e benissimo ha fatto Claudio a sbattere il telefono in faccia. Se dovesse richiamare per dei simili cavolate, gli sbatto di nuovo il telefono in faccia, io non ho problemi di questo tipo. Ecco, dato anche questo tipo di dimostrazione. Ciao Susanna. Ho preso la linea adesso e è molto sempre molto interessante quello che dite. E volevo chiedervi una cosa. Sì? Prima parlavate con la persona, la ragazza che ha chiamato prima, sì? E gli avevate consigliato di non fare niente. Cioè, mi piacerebbe che ampliaste questo concetto. O meglio dire, non fare niente. Sì. Cioè, non fare niente, ma costruisci la libertà e il tuo corpo. È un po' complicato, comunque cercherò di darti la risposta. Sì, scusa, volevo anche aggiungere un'altra cosa. Sì? Perché siccome è il mio problema questo, tante volte non so se fare le cose o se non farle. Perché siccome ho la presunzione di tenermi anch'io pagana, sì? Però tante volte io penso di avere avere degli atteggiamenti che magari sono controproducenti o di perdere energie, perché sono sempre propensa a lottare, a mettermi in mezzo a storie strane, a difendere. Esatto. Io ci ho perso mezza vita su questo. Io ci ho impiegato 30 anni per uscire da... che ero un paladino di tutte le cause perse. Sì, anch'io sono così. Però sono mi faccio trascinare, proprio non posso farne a meno. Esatto. Se magari mi dai una risposta. No, te la do e blocco le telefonate per darti i limiti del possibile. Grazie. Ciao. No, fa pure. È importante questo discorso perché è importante? Perché il primo passo per la stregoneria e per il paganesimo è percepire il circostante. Percepire il circostante significa, adesso scusate un po' l'emozione,
significa farsi trapassare da tutte le linee di tensione che dal circostante arrivano a noi. Però noi non siamo alberi, non siamo animali, siamo esseri umani, e le linee di tensione che ci attraversano maggiormente sono quelle che ci arrivano dalla specie umana. E purtroppo spesso le linee di tensione che ci arrivano sono le peggiori, cioè sono le più pesanti, sono le sofferenze maggiori che dalla specie umana ci arrivano a noi. Cioè sono linee di tensione di orrore che ci dicono aiutaci a finire l'orrore. E queste linee di tensione ci coinvolgono e ci portano a combattere tutte le battaglie possibili e immaginabili. Cosa succede questo? Succede che le battaglie vengono combattute con degli esseri umani, per degli esseri umani che noi li consideriamo come noi. Cioè noi pensiamo sempre che gli altri esseri umani siano in grado di percepire le linee di tensione, le tensioni del mondo come le percepiamo noi. In realtà non è vero. Cioè il condizionamento educazionale del cristianesimo, delle religioni rivelate, ha distrutto tutto quello che negli esseri umani portava a percepire il mondo. Per cui siamo noi come singoli che percepiamo il mondo, non tutti gli esseri umani che percepiscono il mondo. Allora cosa succede? Succede che noi ci buttiamo a testa bassa, scusate, fermo un attimo le telefonate perché è importante questo, ci buttiamo a testa bassa in tutte le battaglie possibili e immaginabili e di fatto ci distruggiamo noi stessi. E invece l'unica battaglia che possiamo fare è quella di costruire noi stessi, anche facendo queste battaglie, ma senza farsi coinvolgere più di tanto. E la sospensione del giudizio è quello che ci può aiutare. Non fare niente per l'Angola non significa non fare niente per l'Angola, significa che dobbiamo farle qui le cose, significa che dobbiamo costruire qui la libertà. Solo di riflesso possiamo aiutare l'Angola, ma se noi cominciamo a pensare all'Angola, all'Afghanistan, al Nicaragua, al Sud America, alla Cina, questo, non facciamo più niente, andiamo via di testa, siamo coinvolti in tutte le cose possibili e non abbiamo l'intento. Però è attraverso l'intento che noi ci costruiamo. Sì. Scusate, ecco. Ma non potevo... Sì, no, era una risposta interessante, importante, ed era anche giusto che Claudio la potesse dare completamente, senza le interruzioni. Ecco. Cos'è che mi fai? Una fattura! Davvero? Con IVA o senza IVA? Con IVA o senza IVA? Con l'IVA applicata al 19%. Benissimo, grazie. Ciao, ciao. Nato divertente veramente di come si sono scatenati. No, allora tornando sul discorso dell'8 per 1000, allora bisogna appunto considerare questo. Come dicevo, siamo vicini alla dichiarazione dei redditi, alla fine per fortuna delle dichiarazioni dei redditi, e ci sarà purtroppo da stabilire anche a chi dà l'8 per 1000. L'8 per 1000 non bisogna darlo assolutamente alla Chiesa Cattolica o ad altre sette di tipo cristiano, che sono sette, sono pericolose. Per come non diamo le altre sette di tipo cristiano, non diamo la sette delle sette. E sull'argomento io vorrei fare una citazione di un monoteista delle appunto sì? Quanto riguarda la destinazione dei consigli sì? A uno dei ragazzi parlo con me pure volevo fare questa domanda: come mai che la Chiesa Cattolica che vive a Roma vive in uno stato a sé, visto che condanna la Lega Nord per la secessione, no? Come mai che la della prima secessionista la Chiesa? Un'altra domanda ancora, dopo la lotta contro il razzismo la Chiesa, come mai che nelle immagini sacre ancora parliamo di Gesù bambino e a Madonna, li vedi sempre biondi con gli occhi celesti, su chi posti che è nato Cristo di Gesù mori, con i capelli neri come il carbone, o a pe scura? Allora, razzismo cosa vuol dire? Di devo altri, credo capire. Va bene. Va bene. Innanzitutto noi non abbiamo mai detto che la Chiesa Cattolica non sia razzista, primo. Secondo luogo, per quanto riguarda Lega Nord e il cattolicesimo, sapete che noi evitiamo di... Sì, ogni discorso politico. Cerchiamo, no, più che altro ogni discorso che interessi i partiti o che coinvolga l'attualità politica di questo tipo, proprio per evitare, insomma. Sì, no, ecco, volevo dare, l'ascoltatrice dice, vabbè, poi riprendiamo il corso dell'8 per 1000. Il discorso delle immagini di Cristo. Allora, secondo alcuni autori di tipo pagano, e in questo caso è Celso che lo dice, Gesù Cristo aveva un padre e una madre, non aveva certo come padre lo Spirito Santo. E secondo lui, e delle ricerche storiche, teniamo conto che Celso scrive, che Porfirio scrive nel 360 d.C. No, nel 200. 200, scusa. 200.
Lui appunto diceva che da quello che aveva acquisito tramite informazioni che ancora circolavano nell'impero romano, dirette, perché lui era stato là. Il padre di Gesù Cristo, a parte appunto che poi Maria non era di origine ebraica ma era di origine siriana, il padre di Gesù Cristo era un legionario romano, un gallo, originario cioè, diciamo dell'attuale Francia, chiamato Pantera. Questo Pantera avrebbe avuto una relazione con questa Maria e ne sarebbe rimasta incinta. Di conseguenza si potrebbero spiegare dal punto di vista di un tradimento fatto non da Maria con lo Spirito Santo, ma con questo legionario romano, quel Pantera. Se usava qualche preservativo il Pantera ci risparmiava un po' di problemi in questi ultimi 2000 anni. Ma l'avrebbe trovato con qualcun altro. Ecco. Comunque, di conseguenza, essendo un popolo diciamo barbaro ancora, cioè nel senso con le caratteristiche del nord, Gesù Cristo avrebbe preso le somiglianze appunto del padre di questo legionario romano che si chiama Pantera, che tra l'altro si chiama Pantera proprio perché girava con una pelle di pantera sopra le spalle. Ma io sono convinto che sia un'affermazione a posteriori questa, sai? Sì. Perché rispetto a certi studi la figura storica, fra virgolette, di Gesù sarebbe di un certo Onias, uno che è vissuto circa un 60 anni prima e che è stato attaccato via perché non si era rifiutato di combattere certe gente. Sì, ma... Per quanto riguarda la vita, no? Mentre invece per quanto riguarda dopo la dottrina, eccetera, là entrano gli Esseni, entrano le varie sette, entrano vari giochi e poi le operazioni politiche di Marco, di Matteo e di tutti gli altri, insomma. Sì, ecco, io voglio, visto che l'ascoltatrice aveva sollevato un discorso politico, io voglio dare una dimostrazione, ad esempio, dell'influenza che ha il Vaticano sulla cultura italiana. Come qualcuno si ricorderà, perché a scuola viene studiato, il 20 settembre del 1870... Dimmi! Ciao! Dimmi! Scusate, sono di nuovo Anna. Sì. Per descrivere come è stata falsata l'immagine che ci hanno tramandato del Gesù Cristo, in tutte le Bibbie è ben descritto che Gesù Cristo, non so in quale versetto che non me lo ricordo più, sì, chi lo descriveva, so che all'inizio quasi della Bibbia, che aveva capelli neri come la pece e ricci come la lana della pecora. Cioè aveva capelli come lana di pecora e il colore della, una roba del genere, di pece, cioè pece nera come la pece, e la pelle era colore della sabbia, cioè marroncina in pratica. Cioè è esattamente la descrizione biblica. È contraria al mille per mille, non l'otto per mille, al mille per mille, di come ci dei santini, delle immagini, delle statue. Perché io questo l'ho chiesto una volta a un prete. E non mi ha rinnegato il versetto. Ma tu lo hai letto questo versetto? Sì, sì, è sulla Bibbia, nella Bibbia, è nella Bibbia. Io mi ricordo, siccome di Bibbia ne ho 5, se ne frega, ho strappato il versetto. Ho strappato il pezzetto di pagina e gliel'ho spedito. Sono passati, mio figlio ha 12 anni, sono passati 11 anni, sto ancora aspettando la risposta. Ah, si manterrà più, insomma. Controllerò anch'io. Controlla bene, non mi ricordo quale apostolo. Se è roba da Matteo questa. Ma penso anch'io. C'è proprio la descrizione del Gesù Cristo. Che aveva il colore della pelle come la sabbia del deserto, cioè sul marroncino, e i capelli come lana di pecora, neri come la pece, ecco come era scritto. Sì, sì, Matteo scrive per le comunità interne, per cui chiaramente era da sua, insomma. A prescindere da questo, se noi ci mettiamo a ragionare solo con un grammo di cervello, l'habitat naturale del Cristo, com'è? Sì, però esiste successo la spiegazione che ha dato Francesco, è bellissima la spiegazione. Guarda che c'è rimasto, perché uno dei padri della Chiesa, adesso mi sfugge un attimino il nome, ha scritto un libro contro Celso, e allora ci ha salvato alcuni passi di Celso, capisci? Comunque, sì, ho capito, è bellissima la spiegazione di Francesco, quello del Pantera.
perché siamo allora tutti discendenti del Pantera. Discendenti del Pantera, sì. Fantastica questa. Bella. Puttanamento. Vabbè, bella. Comunque, di Marie non ce n'è una sola. Sì, ma infatti, è tutto un gioco. Io conosco una signora che ha la figlia, ha partorito ed è ancora quasi vergine. Beh, questa cosa di... Mia moglie ha una cugina che ha partorito, che era vergine. È davvero? È stata una roba assurda, però è vero. Beh, può succedere, non si è rotto l'imene, perché può succedere che sono di 6-7 tipi. È vergine, cioè non è... Va bene, dai, siamo sempre nel ridere. Bravo, ciao, grazie, ciao. Io non sto vedendo Mario veramente, Mario dovrebbe essere qui a quest'ora, ma non vedo Mario. Io non ho avuto nessuna comunicazione, noi andiamo avanti finché arriverà Mario. E poi gli lasceremo e dopo dovrà aspettare 5 minuti che sgombriamo lo studio, perché i 600 libri che abbiamo, i due quintali, andiamo fuori. Va bene. Ecco, un'altra versione, ad esempio, visto che l'Anna aveva parlato di questo delle origini fisiche del Cristo. Un paio d'anni fa, durante il restauro di una sinagoga in Russia, durante appunto una restaurazione di una... Sono in diretta? Sì, sono in diretta. Ciao tanto. Sei attento, ma perché io non ho mai sentito dire che Gesù Cristo sia nominato nella Bibbia? La Bibbia è il Vecchio Testamento e non entra a fare con Gesù. Saranno i Vangeli eventualmente. D'accordo, però si usa il termine... Più o meno apocrifo, ma si usa il termine Bibbia per indicare sia il Vecchio che il Nuovo. Perché la cosa è ben diversa. Se il radio ascoltatore non vuole precisarla, noi intendiamo tutti perché quanti. Non è tanto che io vi sento... In ogni modo, per vedere un Cristo, non so se voi avete visto il Vangelo secondo Matteo di Pasolini. Ma Pasolini, so io dove si può mettere il Vangelo secondo Matteo. Vabbè, dai. No, è una cosa... Per avere un'idea di quel che può essere, di quei film oleografici che sono stati fatti da Zeffirelli e da tanti altri, insomma. Poi credo che addirittura l'immagine di Cristo biondo non ci sia in Africa... in ogni parte del mondo è figurato come il paese dove professano, dove vanno a evangelizzare, insomma. Sì, però esiste un'iconografia classica, no? Perché sono vedente delle icone russe. Non ricordo, insomma, i tratti somaci e tutto, sono improntati a quel paese. Sì. Ecco. Sì, però c'è un'iconografia classica, no? Che è storica. Ah, beh, è quella che faceva riferimento. Quella va bene qua per... Vabbè. Non so quanti biondi che va bene. Ti saluto. Ciao. No, rimanendo sul discorso, dicevo appunto, un paio d'anni fa, durante il restauro di una sinagoga in Russia, è venuta fuori una vecchia forma di Talmud che facevano datare intorno all'Ottocento, in cui c'era anche la storia di Maria, in cui sosteneva che era la moglie di un rabbino molto geloso e che questo qui, questo tradimento, che Maria avesse tradito appunto questo povero rabbino geloso, fosse nato Gesù Cristo e siccome appunto è stato un rapporto occasionale, si attribuiva che questo rapporto fosse avvenuto con un... fosse avvenuto appunto con un componente non della comunità ebraica ma esterna, di conseguenza avesse influenzato moltissimo i caratteri razziali di Gesù Cristo. Ecco, un'altra cosa appunto, rimanendo sul discorso dell'8 per 1000, cito appunto da un quotidiano dell'Umanità del 30 maggio, è un'intervista fatta a Mohamed Dakan, che è il presidente decano delle comunità islamiche in Italia. Alla domanda dice: chi ha depredato le ricchezze di quei popoli, quale vantaggio trarrebbe dalla loro immigrazione? Aperte virgolette, la cito integralmente fa. Gli cito solo pochi esempi. Per far fronte all'invio degli immigrati, il comune di Milano ha ricevuto dallo Stato 55 miliardi di lire. Di tale somma sono stati spesi solo 4 o 5 miliardi. Dove sono finiti gli altri 50? Non parliamo poi di tutte le organizzazioni fantasma, di tutte le istituzioni di comodo, di tutti gli organismi ecclesiastici che hanno avuto i contributi dello Stato per un'attività di assistenza degli immigrati, che nella stragrande maggioranza dei casi era puramente teorica. Sarebbe interessante, ad esempio, sapere come sono stati realmente spesi i fondi che la Caritas ha ricevuto dallo Stato italiano. Questa è la risposta testuale che ha dato questo
o Mohamed Dakam, presidente dell'Unione Comunità Islamica in Italia. Ecco. Questa è una dimostrazione di quanto bisogna diffidare della propaganda di tipo monoteista per dire stiamo attenti che l'8 per 1000 viene destinato a delle funzioni di dominio. Francesco, sì. Ho fatto un altro peccato, ho preso un'altra telefonata in privato. Beh, sì. Vai tranquillo. Ti assolvo, dai, sono buono, ti assolvo. Era. Tornando appunto sul discorso, è fondamentale appunto non contribuire, dare un atto di piccola coerenza. Sì, cioè nel senso è una coerenza fondamentale. Bene Gianni. Prima di tutto, magari prima di chiudere la trasmissione, se vuoi ripetere l'indirizzo, perché l'hai detto così veloce che non sono riuscito. Va bene, te lo ripeto. Ecco, una. Dopo, è interessantissima intanto la trasmissione che state facendo e mi auguro che ce ne saranno degli altri. Delle altre. Ogni giovedì pomeriggio andiamo in onda noi. Tutti giovedì? Sì, dalle 15:10 circa. Interessante. Molto è già la novembre che la facciamo. Ecco, e dovreste anche puntare proprio su questa carenza diffusa di cercare di spiegare le cose della religione, perché a mio avviso non è che serva molto, perché cioè quello che serve servirà in futuro. Attualmente, secondo me, la Chiesa è una struttura di potere che si serve della religione per mantenere il potere. Quindi è molto difficile che attraverso la religione si possa sconfiggere questa struttura. Si può, però, diciamo dando di colpi di accetta a questa religione, si può in un futuro pensare che ci si possa liberare di questa potenza. Vedi Gianni, noi abbiamo già detto ai radioascoltatori, no? In trasmissioni passate, che quello che facciamo noi sarà utile fra un paio di generazioni. Ecco, cioè, noi non siamo convinti di. Poi è un'altra cosa a precisare, noi non è che vogliamo abbattere il cristianesimo, non vogliamo dar colpi d'accetta, noi vogliamo costruire un sistema di pensiero, un modo di essere e un modo di percepire il mondo circostante che possa liberare le persone. Sì, però è la stessa cosa, non puoi costruire niente se non togli di mezzo quello che già c'è. Cioè questa idea ormai capillare nella gente, che uno anche se non ci crede ce l'ha dentro perché gliela viene immessa nei cromosomi fino alla tenera età, anch'io mi sono liberato con fatica dal credo religioso, però devo ammettere che nei momenti più difficili della vita, soprattutto quando perdi qualcuno che qui ti aggrappi a qualche cosa, e mio malgrado, pur non credendoci, ci sono andato in chiesa, insomma. Questo perché? Perché te l'hanno messo dentro fin da piccolo. Sì, ma il problema, secondo me il problema, da questo punto di vista, cioè a parte il fatto che fino a qualche trasmissione fa, no? Cioè noi abbiamo cominciato da novembre a fare trasmissioni e abbiamo cominciato a spiegare qual è il nostro punto di vista sul cristianesimo, sul macellaio, su Sodoma e Gomorra, cioè su tutta una serie di Bibbia, eccetera, no? Sì. Tant'è che a un certo punto è saltato fuori che eravamo degli anticlericali, invece siamo pagani e apprendisti stregoni, capito? No, e noi vogliamo, capito bene. E noi vogliamo orientare. Noi vogliamo riempire il vuoto, cioè non vogliamo distruggere la Chiesa Cattolica lasciando il vuoto. Sì, però attenzione, però, perché per costruire, voi dite, io non sono un qualcosa contro, ma sono a favore di qualcos'altro. Esatto. E questo è chiaro, evidente. Però questo qualcos'altro deve inserirsi in un tessuto che è finito di dimensioni. Tu non puoi costruire qualcos'altro nella testa di qualcuno che ha già un suo credo religioso. Se vuoi costruire qualcos'altro, gli devi togliere quel credo religioso lì. Questo è il nostro fare, no? Esatto. Questo è il nostro... Quindi non puoi dire non sono contro. Perché se tu vuoi convincere me che io credo nella fede, vuoi convincere me, devi per forza dire che quello che io credo è sbagliato. Infatti, io non posso credere alla tua religione e alla mia insieme. Certo. Quindi non puoi dire io costruisco qualche cosa e non mi interessa di andare contro qualcos'altro. Le due cose sono le due facce della stessa medaglia. Sì, sì, ma infatti. Quindi è importante parlare di religione cattolica spiegando, voi siete almeno che mi risulta, l'unica voce che critica contro questo universo appiattito nei confronti di questa ideologia.
Una volta c'era il marxismo, ma era più che una religione, un'ideologia. Sì, infatti, un'ideologia, certo, certo. Economica, e allora qualcuno, diciamo, era riuscito a sganciarsi. Ma adesso che è caduto anche quello, vabbè. Va bene, Gianni, sempre, grazie. L'indirizzo, eh? Certo, adesso diamo l'indirizzo e tutto il resto, ok? Ciao, ciao, ciao. Anche perché Mario è arrivato, in conseguenza... È arrivato Mario, dunque noi dobbiamo sbaraccare, vi diamo velocemente i nostri indirizzi. Io sono Claudio Simeoni,